Io, la mia volontà è quella di lasciare un segno perché so gli sforzi che ha fatto la società per portarmi qui, perché mi hanno cercato insistentemente per quest'estate, il ministro e la società, e io voglio ripagare la fiducia data dal presidente e dalla società, ecco. L'inizio è stato un pochino travagliato perché sono partito tardi e un piccolo infortunio ma ha rallentato quella che è stata la mia preparazione, diciamo. Poi, comunque dai, c'è della sana concorrenza con gli altri ragazzi e una volta che il mister ha dato fiducia ad altri, questa fiducia è stata ripagata e tra virgolette, diciamo che una volta trovata la quadratura, mi sono ritrovato a subentrare comunque a partita in corso. Perché obiettivamente i ragazzi che stavano giocando stavano facendo bene, non posso dire il contrario. E niente, dai, io mi tengo pronto e cercherò sempre di dare una mano a questa squadra e ogni qualvolta mi sarà data fiducia. Ecco. Per me andare via a gennaio, a parte che è distante e ora non ci penso. Mi sono imposto che prima me stesso per orgoglio, diciamo. E poi perché mi è stata data una gran fiducia dal presidente della società, perché sono stato un investimento e io voglio lasciare il segno nel Teramo. Andassi via a gennaio mi dispiacerebbe, ma non, a parte che non ci penso, intanto. E poi la mia volontà è quella di lasciare un segno a Teramo. Andare via comunque è sempre un piccolo fallimento da una parte o dall'altra. E quindi non ci penso. Mancano ancora 5-6 partite con la Coppa e voglio lasciare un'impronta. Uomo a sorpresa, ti dico la verità, non mi piace perché non mi sento una riserva, non sono venuto qui per fare la riserva. Ti dico la verità, mi sono confrontato settimana scorsa con il preparatore atletico perché volevo sapere quale fosse realmente la mia condizione fisica. Per vedere i dati dei GPS e ho visto che nel mese di ottobre, specialmente nella parte finale di ottobre e l'inizio di novembre, sto andando molto forte. E niente, se il mister mi darà fiducia, io cercherò assolutamente di ripagarlo. Al di là di quello che ha detto qualcuno, secondo me fuori classe in questa squadra ce n'è solo uno e per me è Matteo Tomei perché ha tolto le castagne dal fuoco più di una volta. Però sì. È una sana concorrenza perché ci giochiamo il posto, però fuori dal campo è un gruppo fantastico. Ci vado a cena spesso e è uno con i quali vado maggiormente d'accordo, se non quello con il quale vado più d'accordo.